Carissimi, ben ritrovati. Io sono Marco Brocchio e vi do il benvenuto al nuovo video di 1453. Oggi voglio raccontarvi la storia di un altro ordine cavalleresco. Questo ordine non è conosciuto sicuramente come quello templare o non ha una storia avventuriosa e piena di eventi probabilmente come quello dell'ordine di Malta. Ma va detto che, vuole la tradizione, questo sia il più antico ordine cavalleresco che sia mai esistito in effetti. Stiamo parlando dell'ordine costantiniano di San Giorgio. Sì. Oh, carissimi, eccoci ritrovati. Bene, la leggenda vuole che Costantino diede l'ordine a un piccolo gruppo armato, una milizia appunto, di proteggere il Labaro durante la battaglia del Ponte Milvio nel 312. Questo piccolo sparuto gruppo di uomini sarebbe stato, secondo la tradizione, l'origine appunto di un ordine cavalleresco voluto dall'imperatore stesso perdura nel corso dei secoli. Il primo ordine cavalleresco appunto della storia. È difficile a tutti gli effetti considerare questa entità e quella che vuole la tradizione sia susseguita nel corso dei secoli come effettivamente un ordine cavalleresco inteso come lo si intenderebbe dal Medioevo fino ai giorni d'oggi. Questo soprattutto perché non esistono fonti certe che attestino tali eventi e tali istituzioni, tale ordine appunto, da parte dell'imperatore Costantino, nonché una sua continuità con gran maestri, eccetera eccetera. Ecco, potremmo dire così, una dignità cavalleresca non ne abbiamo come prova. Va di fatto che è probabile che il primo gran maestro, sebbene non ci siano anche qui fonti certe che lo attestano, di questo ordine, comunque l'ordine nasca in seno a sì un imperatore, ma Isacco II, sovrano dell'impero bizantino, che voleva, diciamo, a grandi linee, potremmo dire così, eguagliare gli ordini cavallereschi dell'Europa occidentale che durante il suo regno passavano per i territori dei Balcani e dell'impero bizantino per recarsi in Oriente, in Terra Santa. Tuttavia, se vogliamo parlare di fatti storici reali, concreti, come il canale cerca in ogni modo di portare qui su YouTube, è bene dire, anzi è giusto riferire, che i primi effettivi gran maestri a quest'ordine, che viene a tutti gli effetti fondato o rifondato a seconda delle fonti che potrebbero poi emergere nel corso degli anni futuri, dalla famiglia Angelo Commeno di Vrasto, principi di Tessalonica, principi titolari di Macedonia e chi più ne ha più ne metta, insomma. Questa famiglia è infatti millanta, o comunque pretende, se vogliamo così, una discendenza da quegli antichi imperatori che reggevano la corona imperiale di Bisanzio e che poi hanno retto addirittura anche quella imperiale di Trebisonda. Ma va detto che soprattutto verso la seconda metà del XV secolo, quindi dal 1450 in poi, questa famiglia combatté effettivamente i turchi che minacciavano piccoli principati cristiani ancora esistenti nei Balcani, prima sotto il grande eroe albanese Skanderbeg e poi sotto la bandiera della Repubblica di Venezia. È bene dire che questo ordine a tutti gli effetti venne riconosciuto dalla Chiesa soltanto nel corso del 1500. Questo perché? Beh, essenzialmente per scontrarsi contro gli ottomani e anche dare una validità alle pretese degli Angelo Commeno, soprattutto perché? Beh, ovviamente perché stiamo parlando di un periodo in cui l'idea romantico medievale, potremmo dire, di conquistare Gerusalemme, la patria del cristianesimo, stava lasciando il posto all'idea di riconquistare Costantinopoli,
e le pretese al trono di Angelo Comneno giocavano a favore di questa, possiamo dire, politica mediterranea dei pontefici. La prima istituzione effettiva a tutti gli effetti dell'ordine è stata quella del Papa, del pontefice Giulio III, che riconosce il titolo di Gran Maestro alla famiglia Angelo e che poi nel corso del 1575 prima la pone spiritualmente sotto protezione del patriarca di Alessandria e poi in seguito nell'anno successivo ne viene riconosciuta a tutti gli effetti la validità religiosa dell'ordine costantiniano di San Giorgio sotto, diciamo così, la regola, potremmo dire, di San Basilio. Ora va detto che proprio in questo periodo, quindi grazie anche alla diciamo così stesura degli statuti dell'ordine che vengono stampati nelle più importanti città del tempo, come potevano essere Venezia, Milano, ma anche piccoli centri come Parma, ma anche nelle grandi capitali come Madrid, per esempio, l'ordine conosce un momento florido, anche perché si pongono sotto la protezione di questa nuova realtà cavalleresca sovrani e, diciamo così, entità statali o comunque amministrazioni, diciamo, di un certo rilievo, per esempio Filippo II nel 1595 si pone a protezione dell'ordine, ma così fecero ad esempio il Sacro Romano Impero, la Repubblica di Venezia e quell'entità che chiamiamo Polonia-Lituania nel corso del XVII secolo. Ora, qual è però un problema? Quando si parla però di ordini dinastici, come in questo caso, perché sono sotto la protezione di una famiglia nobile, e beh, il problema sta quando non ci sono più eredi maschi. E così avviene alla povera famiglia Angelo Comneno, che nel corso della fine, soprattutto del XVII secolo, non avevano più eredi maschi. Un altro problema che però affligge questa famiglia è l'assenza di entrate sicure, poiché sì, potevano possedere certo titoli nobili quanto più volete, ma le spese c'erano e questo era un po' un problema. A questo punto, verso la fine del XVII secolo, si trova una soluzione. L'ultimo angelo propone a un buon sovrano europeo, in cambio di una renta che gli possa permettere una vita dignitosa negli ultimi giorni, ebbene la possibilità di ottenere il titolo di questo ordine così antico e appunto prestigioso. Tale offerta fa gola a un principe, al duca di Parma, Francesco Farnese, che effettivamente vuole appropriarsi dell'ordine per dare più lustro e prestigio alla propria famiglia. E tale avviene nel corso degli anni 90, infatti del XVII secolo, anche grazie al consenso papale, ovviamente, perché doveva per forza esserci il consenso dei pontefici, i Farnese entrano in possesso dell'ordine e nel 1700, nel primo anno del XVIII secolo, a tutti gli effetti viene concesso il titolo di Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano. Giusto anche per dire altre due cose sui Farnesi, perché comunque questa famiglia regnerà ancora su Parma fino agli anni 30 del XVIII secolo. L'ordine in questo momento conosce una nuova vita. Nel 1705 vengono stilati nuovi statuti dell'ordine, appunto. La concessione è riservata a nobili e comunque l'elite del ducato e a pochi altri stranieri. Per non parlare poi anche del fatto che i Farnese si pongono alla testa di un gruppo comunque sparuto di uomini che prendono armi in nome anche dell'ordine costantiniano. Il Gran Magistero però, sotto protezione Farnese dell'ordine, non durerà per sempre, come già citato. Infatti alla morte senza eredi maschi del nostro povero Francesco I Farnese, l'ordine passa al fratello, così come il titolo ducale. Ma Antonio, appunto, Farnese, è un uomo ormai con qualche annetto alle spalle e non è più tanto giovane, non potendo più figliare. Cosa succede allora? Le grandi potenze intervengono e decidono che a salire al trono dopo la morte, appunto, del Farnese sarà Don Carlos di Borbone, anche un po' per riscrivere quelli che sono gli equilibri dell'Italia del tempo. E così avviene. Nel 1731 un Borbone sale al trono del titolo ducale di Parma e Piacenza e ottiene ovviamente il titolo di Gran Maestro.
Tuttavia, la vita di Don Carlos è una vita un po' avventurosa, diciamoci un po' così, dai, non neghiamolo. 3 anni più tardi, infatti, viene proclamato, comunque ottiene il titolo di re di Napoli. Le grandi potenze però non sono d'accordo a unire il ducato, il piccolo ducato emiliano, al regno partenopeo, e così infatti Don Carlos deve rinunciare alla sovranità di quelle terre nel nord Italia per giungere ovviamente a un titolo ben più prestigioso, che è quello di re di Napoli. E in questo momento importantissimo che l'ordine viene trasportato, potremmo dire così, viene spostato a tutti gli effetti dal piccolo ducato al regno di Napoli. Non dimentichiamoci però Parma, perché poi dovremo riparlare ancora un po'. L'ordine non scompare da quella realtà che era appunto il ducato di Parma e Piacenza, ma concentriamoci su Napoli. Va detto infatti che il buon Don Carlos non rimarrà a Napoli per sempre. Nel 1759 viene chiamato al trono di Spagna, ma anche qui di nuovo le grandi potenze non ci stanno a vedere il regno di Napoli e quello di Spagna riuniti come un tempo, e quindi Don Carlos deve rinunciare al titolo del regno, diciamo, del sud Italia, concedendolo al terzogenito. È proprio quest'ultimo che otterrà le insegne dell'ordine e potrà continuare a divenire, insomma, poter mantenere comunque il titolo di Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano, oramai saldamente nelle mani di quella famiglia che ormai noi conosciamo come i Borbone di Napoli, o poi in futuro ovviamente delle Due Sicilie, che manterranno il titolo praticamente ininterrottamente, se non contiamo, diciamo, la parentesi napoleonica, fino alla fine del regno, ovvero nel 1861. Adesso però ci vuole un po' di attenzione, perché andremo in effetti ad analizzare qualcosa di più complesso. Gli ordini costantiniani nel corso del XIX secolo però ne esistono due. Uno in seno alla famiglia dei Borboni, che sta a Napoli, nel regno delle Due Sicilie, e un altro a Parma. Infatti l'ordine costantiniano, dopo tutte quelle vicissitudini che hanno caratterizzato le guerre napoleoniche e il rientro dei vari sovrani nei vari ducati, il piccolo ducato di Parma e Piacenza vede nel 1816 la ricostituzione dell'ordine, e la ricostituzione come parte dell'eredità dei Farnese in quel territorio. Ora, questo è importante perché a tutti gli effetti noi troviamo una separazione dell'ordine, quindi due branche dell'ordine. Da una parte c'è quella parmense e dall'altra c'è quella napoletana. Ora, che cosa succede dopo il 1861? Beh, è una situazione abbastanza complicata. I sovrani delle Due Sicilie e il duca di Parma sono costretti all'esilio, poiché i territori sono annessi al Regno d'Italia. I Borboni di Napoli, o comunque delle Due Sicilie, continuano a concedere titoli e onorificenze appartenute al proprio patrimonio, pardon. Ma in accordo a Roberto I, l'ultimo duca di Parma, non concessero l'ordine costantiniano di San Giorgio, non si fregiarono di tale titolo, proprio in rispetto di tale duca, che questo venne mantenuto fino alla sua morte, avvenuta nel 1907. Ora, non starò qui a sottolineare la crisi, la frattura che poi andrà a delineare la famiglia dei Borboni delle Due Sicilie. Va detto che però l'ordine, soprattutto nella prima metà degli anni del 1900, dal 1900 al 1950, conobbe un momento di grande fermento, poiché non soltanto attuò una politica di sussistenza e di aiuto durante la Prima Guerra Mondiale, prestando soccorso a chi aveva bisogno e offrendo anche delle ambulanze all'ordine, ma cercò la protezione, o comunque la supervisione, della Chiesa, che tuttavia, questo avveniva nel 1918, dovette rinunciarvi nel 1924 su pressione di un altro ordine, questa volta protetto dalla Casa Reale Italiana, ovvero l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Ma va detto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'avvento della Repubblica e di una particolare legislazione, stiamo parlando della legge del 7 marzo 1951, con il riconoscimento dello Stato italiano di tutti quegli ordini cosiddetti non nazionali, l'ordine costantiniano poteva a tutti gli effetti essere riconosciuto in quanto parte del patrimonio personale familiare di una famiglia ex regnante italiana. Ora,
A questo punto cerchiamo di arrivare ai giorni nostri e a capire bene qual è la situazione dell'ordine costantiniano di San Giorgio nell'Italia contemporanea. Va detto infatti che il ramo, diciamo, dei Borboni delle due Sicilie in realtà si spezza per una questione dinastica. Questo non è il video in cui desidero parlare o trattare l'argomento, ma va detto che ci sono attualmente due pretendenti al trono delle due Sicilie. Uno è il principe Don Pedro di Borbone, che attualmente risiede in Spagna, e appunto il titolo di Gran Maestro viene di solito riconosciuto come Ordine Costantiniano di San Giorgio di ramo Spagna. L'altro invece è Don Carlo, duca di Castro, e in questo caso si parla del ramo costantiniano di San Giorgio, ramo Napoli o francese a seconda delle diciture. Il terzo ordine costantiniano è ovviamente quello già citato dei duchi di Parma e Piacenza, e sì, perché dopo la morte di Roberto I gli eredi non utilizzarono più l'ordine come simbolo di onorificenza o riconoscimento nei confronti dei loro sostenitori, ma è solo nel corso degli anni 90, quando un ben noto scrittore, conoscitore sicuramente della storia delle monarchie europee, consiglia a Carlo Ugo di Borbone e Parma di riportare in auge gli antichi ordini dinastici ducali, e per questo appunto, grazie anche all'aggiornamento, se vogliamo così, delle leggi dello Stato italiano, questi ordini e riconoscimento, anche questi ordini sono riconosciuti dallo Stato italiano e pertanto appartenenti a tutta quella grande famiglia di ordini e onorificenze riconosciute dalla suddetta legge precedentemente citata. Grazie mille per avermi seguito, io sono Marco Bocchi e vi do appuntamento a un prossimo video di 1453.